Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di acquisti. Questa volta ho cercato di non portarlo troppo troppo in là e quindi lo faccio abbastanza vicino, anche se non ho tantissime cose. Anzi, alcune cose di quello che ho comprato di recente l'ho già messo in funzione e magari poi ne parliamo nel video dei prodotti smaltiti appena li finisco, quindi non ve li faccio vedere. Però la prima cosa che voglio far vedere sono gli acquisti che sono in questa busta, sono praticamente accessori moda. Il primo è un cappellino, me l'ha preso la mia mamma. Così con la visiera è in questo bel grigio fumo di Londra, un po' con, non so come si chiama, non credo che sia la trama scozzese perché è più quadrettata e all'interno ha dei riflessi ramati. È molto carino, ora non mi voglio rovinare l'acconciatura. Comunque, molto carino. Mi piacciono molto i cappelli con la visiera, non mi stanno benissimo, so, però mi piacciono molto. Poi ho preso questa borsa nera da Zara in un outlet, se non erro, sì, non è dell'ultima collezione, con questa bella trama di, non è tessuto, di ecopelle, ha una struttura rigida qua tipo borsa del dottore, un solo manico e una tracolla molto lunga. Si apre praticamente dovessi tenere qui al gomito e la puoi aprire. L'apertura mi piace tantissimo. Poi dentro è molto capiente, ha anche la zip qui per ovviamente i documenti. Ho detto Zara Home, Zara Basic, sorry. Io ho già una borsa di Zara acquistata forse un 4 anni fa che ha iniziato ora a perdere colpi. Praticamente è grande, quasi uguale, però ha la struttura è molto differente e ha i manici quelli, non voglio rompere la cerniera. Diciamo a metà che puoi portare sia a spalla che a mano che a gomito e ho rovinato mi sto rovinando anche le unghie, ho rovinato gli spallacci, quindi la devo praticamente cestinare e questa la andrà a sostituire. Non so se immediatamente o tipo quella la riesco a portare finché non scopro le spalle con top perché lascia i pezzettini scuri sulla spalla e quindi poi tenerla. Questa un pochino più riservata è quella più da battaglia, ora vediamo. Poi continuiamo gli acquisti, sono passata da OVS, ho fatto qualche acquisto di cui la lima 6 facce della Essence che già ho messo in funzione perché quella che avevo ormai era andata e ho preso tutti i prodotti della Shaka. Allora, vabbè, Essence la lima, poi Shaka, vediamo un attimo le numerazioni. La matita per le sopracciglia nella numerazione dovrebbe essere la più chiara, ma ora non riesco a vedere. Sì, 0601 Light, è molto piccola, io sono abituata a quella che avevo prima che sto ancora utilizzando della Puro Bio, praticamente il doppio e ha il cappuccio con con il pettinino sfigatino, però può sempre servire. Questa l'ho pagata 2,90 euro. Poi ho preso un simil, come si chiamava? Oddio, non mi viene il nome. Touche Clan, sempre di Shaka. Mi sembra questa era numerazione unica, no. Sempre 10 light, illuminante Magic Light, quindi una penna illuminante per il contorno o anche per effetti. Io spero che sia anche un pochino coprente perché non ho grandi occhiaie, questo tipo di strumento io lo utilizzo anche per illuminare il contorno occhi. E questa l'ho pagata 6,99 euro, questo è il pezzo che mi è costato di più. E poi ho preso parecchio che non ne avevo in borsa,
delle salviette assorbenti e queste le ho pagate 2,99. Sono quanti pezzi? 100 fogli. Era un bel po' che non ne avevo, secondo me un paio d'estati almeno. Ogni tanto conviene sempre tenerli, quando non le ho avute ne ho sentito l'esigenza. Zia mi ha preso della Arco Farm la confezione doppia per il programma intensivo, 2 mesi per unghie e capelli. Arco Capil, praticamente un bust di, in italiano, prima di fare figure di cacca, niente. Ok, eccoli qua. Vitamina B6, zinco, biotina, altra volta selenio, rame e zinco per le unghie. Di questa marca quest'estate ho provato sempre gli integratori per il corpo, per l'esposizione solare, mi sono trovata molto bene, quindi alla fine ho deciso di prendere questa, la stessa marca, se ne prendono 2 caps al giorno. Poi proseguiamo. Ah sì, sono passata. Questo lo faccio vedere dopo. Vabbè, posso farvelo vedere anche ora, è uguale. Sono passata da Idea Bellezza per acquistare un contorno occhio e una crema, ma le ho già messe in funzione e in busta mi sono rimasti i campioncini. Mi è stato dato della Clarins Skin Illuminous e credo che sia il nuovo fondotinta. Sì, ho avuto due campioncini. Ha un SPF 15 e un fondotinta di ultima generazione, quindi quello è molto light sulla pelle, idratante, protegge dal sole, ha un sacco di bei principi. E c'è una gamma colore, come potete vedere dal tagliandino, molto 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 importante. Va dal crema a un chocolate, veramente una buona gamma colori. Poi sono passata alla parafarmacia sotto casa di zia che mi ha regalato, zietta, una matita della Rouge per le labbra. Si chiama Nude Lip Pencil 12 ore. Un bel color nude. Quando mi ha preso questa, mi sono girata intorno, ho visto anche questa, perché non mi serve. E la parafarmacista, questo l'ha pagato zia 4,50 euro. La parafarmacista mi ha dato della Diego Dalla Palma, Dalla Palma, sì. Lo shampoo illuminante e la maschera illuminante da provare. Poi continuavo a buttare le mani all'interno della bustina. Ho acquistato della Dolce Sguardo il mio solvente classico per unghie profumate con, ovviamente io lo prendo sempre con acetone, preferisco non sfregare troppo ma far agire velocemente il prodotto sulle unghie e via. Ancora quando sono stata da Idea Bellezza, altri 2 campioncini, la ragazza mi ha riempito di campioncini, un profumo Laurea Biagiotti Roma. Buon profumo. E poi della Hood, come si chiama? Uno dei toilette profond. Sempre comodi. Continuando a buttare le mani, papà mi ha portato questa confezione all'inizio, non sapevo che cos'era, poi l'ho aperta. È stato praticamente a un convegno e l'azienda organizzatrice e ha dato questo souvenir da dare ovviamente alle clienti ed è un portaborse. No, si mette tutto al contrario. Un portaborse. Io già ne avevo uno della Carpisa, ma ormai sta per tirare le cuoia. Questa è una cosa che mi piace in questa struttura, che è quella che poi deve andarvi sulla parte dove poi cioè, appoggi la borsa. È in silicone, quindi non rischia di scivolare. Ne ha portati un paio. Uno mi sa che lo regalo a mia cognata, lo metterò nel regalo di Natale. Sempre comodi. Continuando a buttare le mani, sono passata da Bottega Verde, sì, e
e ho riacquistato perché era in offerta il gel corpo della collezione di quest'estate, l'avevano messo praticamente, rimanevano gli ultimi pezzi, è stato messo in offerta. Mi sono trovata molto bene di questo prodotto, giù nell'info box vi lascio la recensione, e l'ho pagato, stava a 18 euro, era in offerta a 5 euro, sempre comodo. E mi ha dato dei campioncini, un fondotinta, un burro corpo, una doccia schiuma, dei prodotti per il Natale, la linea di Natale, e una crema viso opacizzante, sempre comodi avere i campioncini. Poi mamma mi ha comprato, mi sta per finire, il burro di cacao, anzi il balsamo labbra della Real Balm Vegan Lip Balm Anthos. È scritto così piccolo che non c'è con una cippa lipa, no, qua dentro sono soltanto linci, è tutto bio. Ok, e infine ho preso, sì, l'ultimo pezzo, anzi gli ultimi due pezzi della Catrice. Ho acquistato l'ID Liquid Coverage Precision Concealer. L'avevo comprato per sempre il contorno occhi, poi sono andata a leggere le istruzioni, visto che sono scritte così piccole, ormai i miei diottori stanno andando a farsi benedire. È un correttore liquido, lo traduco all'inglese, è molto semplice. Long lasting, quindi a lunga tenuta, con applicatore ultra preciso per consentire di correggere ogni piccola imperfezione e delineare lips e eyebrow, quindi il contorno delle labbra se si sbaglia, e sotto al sopracciglio. Io lo proverò anche ovviamente nel contorno, nelle occhiaie, per vedere come va. E infine ho acquistato della Provenzali lo shampoo erboristico miele e camomilla, arricchito con pantenolo extra dolce capelli chiari da 120 250 ml. Non so perché non c'è questo 120, no, non so dove. Ok, pochi pochi, però ci sono un sacco di campioncini interessanti, interessanti davvero. Ok, ributto tutto dentro perché sennò non mi posso alzare dalla sedia, anzi dalla poltrona di Maggie. Butto tutto a terra e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!